Una canzone molto più, più seria e più impegnata, oserei dire impegnatissima. Una canzone che mi è stata ispirata, a me succede poche volte, però questa canzone mi è stata ispirata direttamente dall'alto. Ero lì, nel mio candido lettino, e ho sentito una voce che diceva: Francesco, dico, chi è? Dico, dice, svegliati, sono il tuo Dio. E allora così, in questo modo sollecitato, ho pensato di fare un'opera musicale colossale e mettere in musica l'Antico Testamento. Per ora sono riuscito a fare soltanto la Genesi, che è la vera storia della creazione del mondo. Per capire la nostra storia bisogna farsi ad un tempo remoto. C'era un vecchio con la barba bianca, lui la sua barba ed il resto era vuoto. Voi capirete che in tale frangente quel vecchio solo lassù si annoiava. Si aggiunga questo che inspiegabilmente nessuno aveva la TV inventata. Beh, poco male, pensò il vecchio un giorno, a questo affare ci penserò io. Sembra impossibile, ma in roba del genere, modestia a parte, ci so far da Dio. Dixit, ma poi toccò un filo scoperto, prese la scossa, ci fu un gran boato. Come TV non valeva un bel niente, ma l'universo era stato creato. Come son bravo che a tempo perso ti ho creato l'universo. Non mi sembra per niente male, sono davvero un tipo geniale. Dito Lucifero non disturbare, non stare sempre più a criticare. Adesso lo ammetto, sarà un po' buio, ma non dir più che non si vede un tubo. Che sono parolacce che non sopporto, disse il vecchio Lucifero. E poi se c'è una cosa o un'altra che non posso sopportare sono i criticoni. Fatelo te l'universo, sei capace. Che me adegunquel, disse, era d'antica origine modenese da parte di madre il vecchio. Io parlo chiaro, pane pane, il vino al vino, anzi, vin santo al vin santo. Sono buono e bravo, ma se mi prendo i 5 secoli, metto sbatto all'inferno, come vero Dio. Ma poi volando sull'acqua stagnante e sopra i mari di quell'universo, mentre pensava se stesso pensante, in mezzo a quel buio si sentì un po' perso, sbatte le gambe su un mucchio di ghiaia, dopo una tragica caduta in mare. Quando andò a sbattere sull'Himalaya, il colpo gli fece persino un po' male, fece crollare anche un gran continente, soltanto urtandolo un poco col piede, si consolò che non c'era ancor gente, e che non gli era venuto poi bene. Ma quando il buio gli fece impressione, disse facendosi in viso un po' truce: diavolo d'un angelo, avevi ragione, si chiami l'Enel, sia fatta la luce. Commutatori, trasformatori, fluido, elettrici, isolatori, turbine, dinamo e transistori, per mille impianti di riflettori, albe d'aurore e fin boreali, giorni e tramonti fin tropicali, fatemo bene che non vado a spese, tanto lo sconto alla fine del mese. Te Lucifero non ti devi interessare come faccio a avere io lo sconto alla fine del mese. Ma cosa vuol dire corruzione? Una mano lava l'altra, come si dice. Vuoi che uno della mia posizione non conosca nessuno? Però intanto, ragazzi, andateci piano, perché la bolletta la portano a me. Mi avete lasciato accesa la luce al polo 6 mesi? 6 mesi, no, 6 mesi, grazie, c'era freddo, i surcelati li devo tenere da qualche parte. Adesso la tenete spenta 6 mesi, come... E poi quei ragazzi lì, come si chiamano, quei ragazzini che vanno in giro in quelle cose, aureola si chiama, no, no, non piesmenga, no, 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 ragazzi, quelle cose lì, io vi invento il peccato in superbia e vi frego tutti, adesso ve lo dico. Bisogna guadagnarsi, voi, a parte il fatto che non mi adorate abbastanza, no, 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 Lucifero, è inutile che tu mi chiedi, scusa, adorare significa non dover mai dire mi dispiace, tienetelo in mente. Voi, ecco, io vi do ogni 10 atti adorazioni, vi do un buono, ogni 10 buoni voi mandate la cartolina che il 6 gennaio, perché c'è poi un'altra idea in testa per una... Facciamo aureolissima, che è una festa che mi sembra molto bella, piuttosto Lucifero non sgamare, vieni qua ragazzo. Com'è? Mi hanno detto che hai stampato un libro, il libretto rosso dei pensieri, oh bella roba il libretto rosso dei pensieri di Lucifero. Ragazzi, mi piace. Ma cosa vuol dire di sinistra? Non sono un socialdemocratico anch'io. Avanti al centro contro gli opposti estremismi. Ma
No, 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 non ci siamo mica. Qua se c'è uno che può pensare, anzitutto sono io. Non tirarmi in ballo mio figlio quel capellone, con tutti i sacrifici che fa. Per me lui lì finisce male. Ah, me, ma Bertha Lane finisce male. E attento che te e lui, ho delle soluzioni per voi che non vi piaceranno, per Dio. E non guardarmi male qui dentro, per Dio, dico come e quando mi pare. Ma fatta la luce ci vide più chiaro. Là nello spazio girava una palla. Presto pensoso gli parve un po' strano, ma scosse il capo, chi non fa non falla, rise Lucifero stringendo l'occhio, quando lui e gli angeli furon da soli. Guarda che roba, si vede che vecchio, l'ha fatto tutto schiacciato sui poli. Per riempire sto bell'ambiente voglio metterci tante piante. Forza Lucifero, dati da fare, ordina semi con cime trattore. Voglio un giardino senza uguali, voglio riempirlo con degli animali. Ma cosa fa sto cane che ho appena creato, boy d'un giuda ma morossicato? Piuttosto fallo vedere da un veterinario che non vorrei aver creato. Anche la rabbia, già così, cos'è che non ho creato? Lo sapevo, l'uomo non l'ho creato. Grazie, mi fate sempre fare, tutto a me mi tocca sempre fare. Qua se non ci sono io che penso a tutto, vabbè. Nessuno è perfetto. Sì, lo so che sono l'essere perfettissimo creatore, signore. Grazie. Adesso ti trasformi in serpente che si impastrisciamo lì. Usciavi. E portarono al vecchio quella che c'era rimasto. C'era un po' di formaggio, due scatolette di Simmental. Cioè, lui li mise assieme e poi... Prese un po' di argilla rossa, fece la carne, fece le ossa, ci sputò sopra, ci fu un gran suono. Ed è in quel modo che è nato l'uomo. È un venerdì 13 dell'anno zero del paradiso.